siamo lodati Gesù e Maria. In questa celebrazione, fratelli e sorelle carissimi, ecco, ci sono molti motivi di grande gioia. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Giuseppe, lavoratore, che ha la memoria liturgica, ma oggi ricorre anche una, diciamo, ricorrenza di tipo devozionale, perché il 1° di maggio è il primo giorno del mese dedicato alla Madonna, quindi sono entrambi questi elementi a diverso titolo presenti nella liturgia e che, diciamo, adesso raccoglieranno per qualche minuto la nostra attenzione e meditazione. San Giuseppe è il patrono di questa comunità e oggi la Chiesa lo venera attraverso questa sua particolare missione terrena che lo accomuna a tutti noi. San Giuseppe ha lavorato, faceva, come abbiamo sentito nel Vangelo, il falegname, il carpentiere, e anche Gesù, per i primi 30 anni di vita nascosta a Nazareth, ha condiviso questo lavoro. Quindi oggi sapete che tutte quante le comunità civili hanno grandi feste, la festa dei lavoratori, i sindacati, tutte queste cose, no? La Chiesa ha una bellissima dottrina sociale dove tra l'altro insegna anche, come dire, la visione cristiana del lavoro, che ha degli aspetti ovviamente in comune con quella, tra virgolette, laica, e ha anche delle peculiarità particolari, perché i lavori cristiani hanno una visione particolare, bellissima del lavoro, stupenda, e sono impegnati a viverla. Voi sapete che insegna la Chiesa che i fedeli laici, cioè soprattutto voi, sono chiamati a santificarsi nel mondo e a santificare il mondo e le realtà del mondo, tra cui, se aprite la Lumen Gentium, uno dei posti principali sarà il lavoro. Noi sappiamo che il lavoro è un diritto, ma il lavoro è anche un dovere. Ora, perché lavora un figlio di Dio? Secondo voi, qual è il primo motivo per cui un figlio di Dio lavora? Vi sa rispondere? Perché il lavoro è volontà di Dio. Questo è il primo motivo. Dio ha detto ad Adamo: mangerai il tuo pane con il sudore della fronte. E ha anche affidato all'uomo il compito di nobilitare se stesso e la terra attraverso il lavoro. Quindi è chiaro che il lavoro deve essere attribuito, perché non possiamo lavorare per la gloria, però noi figli di Dio il motivo principale per cui lavoriamo non è perché dobbiamo guadagnare, certo dobbiamo anche guadagnare, ma perché vogliamo fare quello che Dio vuole e perché sappiamo che il mio lavoro fa del bene al prossimo, lo faccio bene, e non mi dico a me stesso perché mi rende utile all'umana società. Tanto è vero che una persona che è disoccupata non c'è il problema soltanto che non mangia, ma c'è il problema anche che si sente inutile, che si sente che la sua vita non serve a niente, perché non serve né a se stesso né agli altri. Quindi questi sono dei punti fondamentali. Poi bisogna vedere come si lavora, come lavora i figli di Dio. Avete mai provato a immaginarvi l'officina di San Giuseppe? Oh, San Giuseppe era l'officina, c'era pure Gesù a te. Come era l'officina di San Giuseppe? Quante ore al giorno lavoravano San Giuseppe e Gesù? E come lavoravano? Andavano a prendere il caffè, andavano a fare la pausa col parrucchiere. Lavoravano 12 ore al giorno, 15 ore al giorno, secondo voi dovevano ammazzarsi di lavoro? No. San Giuseppe e Gesù lavoravano sodo. Quindi quando stavano a lavorare, lavoravano sodo e bene. D'accordo? Hai visto quando andiamo in un ufficio, che non troviamo qui noi, se noi sono tutti bravi, ma in altri posti, quando andiamo in un ufficio che troviamo l'impiegato, c'è stato, che fine ha fatto? Se è andata bene, aspettavo 5 minuti e c'è il caffè, ma a volte va peggio, vado pure a finire. Questo non è roba da finire, questo è cosa da confessare, Io non so se questi che fanno queste cose vanno a messa e si confessano, sono cose da confessare. Tu quando stai a lavorare devi lavorare, non devi andare a prendere il caffè. Poi alla pausa pranzo prendi il caffè in momenti opportuni, capito? Quindi i cristiani lavorano bene perché se qualcuno, io devo stare in ufficio e viene a chiedere una cosa che il suo diritto non mi trova, io faccio un'ingiustizia. E i figli di Dio hanno a cuore il bene del prossimo, poi che dice chi se ne importa, aspetta. Questi non sono atteggiamenti dei figli di Dio, Guarda, queste non sono norme civiche, sono anche norme civiche, ma queste sono innanzitutto cose che vengono dal Vangelo, capite? È il Signore che ci insegna a fare queste cose. Quindi un cristiano lavora bene, sodo, ma non troppo. Ultima cosa, attenzione, questo è un tasto dolente. Quando lavora un cristiano? Quando?
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e passi il sabato. Ma la domenica? Come vogliamo mettere la domenica? San Giovanni Paolo II ha scritto una lettera, la Dies Domini, anzi due, d'accordo, una sulla sua domenica e una sulla messa, per ricordare a tutti noi, cioè, ma io veramente quando lessi quelle cose dico, ma guardate come strano l'uomo contemporaneo, ma l'uomo contemporaneo bisogna insegnargli a riposarsi, dico, è pazzesco, d'accordo? Perché c'è qualcuno che invece dice, ah, io sono un grande lavoratore, lavoro notte e giorno e pure la domenica. Per carità, sotto certi punti di vista umani, molto umani, ma questo certo che si sacrifica, quindi è una cosa di per se stessa, ma davanti a Dio non va bene, perché Dio vuole che tu lavori molto bene, ma che poi un giorno lo dedichi a Lui, alla famiglia e a te stesso. Vuoi capire bene? Mi raccomando, la guardia medica non è che poi oggi è domenica perché sono lì al corpo e preso i lavori socialmente utili, non lo so, in bar, le ristorazioni, qui a Sermoneta è tutto quanto un mondo a parte, no? Ma i lavori utili, manuali, servili, urgenti, non è opportuno che si facciano la domenica, perché è un giorno bello, no? Adesso pure il Papa ogni tanto dice buon pranzo, non lo dice semplicemente per fare, come dire, una persona carina, perché ricordo una cosa che le nostre nonne si ricordavano. Com'era il pranzo della domenica? Era un pranzo differente, non è che il pranzo della domenica è diverso perché uno doveva abbuffare, perché la domenica è un giorno del Signore, è un giorno di festa, è un giorno bello, addirittura anche il Quaresima, la Chiesa dice sì, la Quaresima è un tempo penitenziale, ma la domenica di meno, perché la domenica è sempre domenica. Cioè, riscoprire la bellezza e il senso del giorno sacro è importante, è una cosa che fa bene a noi, capite? Cioè, uno si ammazza di lavoro senza motivo, soltanto per fare soldi la domenica, è una cosa brutta. È una cosa che noi dobbiamo non soltanto non farlo, ma dobbiamo fare attenzione, questo è più difficile, a non aiutare quelli che lavorano la domenica. Perché se io la domenica pomeriggio non so, vado a comprare un tagliere, negozio d'abbigliamento, ma questa è un'idea mia, no? Non è indispensabile che sia aperta la domenica, insomma, perché il tagliere non è che fa un giro lungo, nessuno di noi sta in questo modo qui, no? È chiaro che se io però lo faccio, quello poi apre, perché se fa più soldi, ma avete visto che hanno dimostrato? Io ho letto un articolo, non so se l'anno scorso, che gli esercenti che hanno aperto la domenica non è vero che hanno guadagnato più, perché si è adorato proprio a vedere le nostre nonne. Sai come diceva mia nonna? Lavoro il giorno di festa, esce dalla finestra, d'accordo? Perché Dio non lo benedice quel lavoro lì, non c'è la benedizione di Dio, voglia chiamare un prete a dire benedici il negozio, d'accordo? Il negozio è benedetto, Dio te lo benedice, ma tu lavora come Dio vuole e quando Dio vuole, vedrai quante benedizioni che ci avrà. Questo per quanto riguarda il bel messaggio che noi figli di Dio ci abbiamo da dire sul lavoro. Ecco, per commentare invece Mariano, un piccolo riferimento alla prima lettura. Guardate, San Paolo ci ha detto queste parole meravigliose. Qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore e non per gli uomini. Questo era il segreto della Madonna. La Madonna faceva tutte le cose davanti a Dio e per il Signore. Anche nelle cose piccole, capito? Cioè, esempio, proprio terra. La moglie che cucina per il marito, che cucina. Tu quando cucini, se vuoi fare le cose per il Signore, devi fare così. Io oggi cucino, se venisse ospite a pranzo il nostro Signore Gesù Cristo, ma tu ti impegneresti a cucinare bene, no? Ma non per fare bella figura, perché gli vuoi bene, perché se dobbiamo fare una cosa per il Signore gliela facciamo bella, no? Ecco, immaginate se per tutte le cose che noi facciamo avessimo questa intenzione. Come la tratti la persona che ti sta vicino? Come la tratti? Se ci avessi vicino il nostro Signore o la Madonna, tratteresti malamente, a parole sgarbate? No! Ecco, fai finta che dietro ogni persona ci sia Gesù. Voi sapete, mi ha sempre tanto colpito, e chiudo perché non è il caso di fare prediche troppo lunghe, però una cosa molto bella che è accaduta a Lourdes, tutti quanti conosciamo l'apparizione di Lourdes. Voi sapete che da Lourdes la Madonna è apparsa una bambina che era analfa, beta, e era la figlia proprio dei due poveracci, ma poveracci, non so chi di cui è stata Lourdes, che a un certo punto sono andati a vedere un tugurio che era il cachot, cioè proprio povera gente, povera madre. Ma voi sapete?
sapete, non lo sapevo, se lo senti qualche anno fa, che a quella bambina la Madonna da dentro le diceva: avreste la gentilezza del mandato di venire qui 11 del mese. Le dava del buono, non era un segno, guardate quanto è delicata la Madonna, non era un segno di distanza, perché è più bello darci del tu che è un segno di vicinanza e di affetto, no? Ma siccome sta povera ragazzina è stata sempre maltrattata tra lei, il padre e la madre, presa a pesci in faccia da tutti, considerati lei come gli ultimi, lei gli dà del voi, ma già la faccia questa ragazzina, ma manco parlare, la Madonna mi dà del voi, la Madonna ti dà del voi, perché vuole restituire, come dire, la dignità a questa creatura, perché anche se uno è un poveraccio, non va trattato a pesci in faccia, va trattato con rispetto e con amore. Anzi, se è un poveraccio va trattato doppiamente con rispetto e con amore rispetto a chi è poveraccio. E la Madonna ha dato un buon esempio, quindi lo stile della Madonna, appena finito una meditazione mattutina su questo, è l'amore. Sempre. Se noi veramente imparassimo a chiederci come agirebbe la Madonna in questa situazione con la sua dolcezza, guardate, diventeremo santi tutti facilmente e in breve tempo. Quindi questo mese che ci unisce un po' di più alla Madonna, soprattutto attraverso, come sappiamo, la Santa Messa, sapete, le tradizioni di andare a Messa tutti i giorni, il mese di maggio, ovviamente è facoltativo, non c'è nessun obbligo, ma è una bella tradizione. Abbiamo anche le celebrazioni domestiche, come sappiamo, nel mese di maggio, e il rosario quotidiano sarebbero due ottimi modi per santificare questo mese, perché ci stringono di più a Gesù e Maria, che sono i modelli assoluti della nostra santificazione, e se imparassimo a seguire il corpo di Gesù e di Maria, la vita sarebbe molto meglio, non soltanto da un punto di vista spirituale, come diceva il mio caro vescovo che mi ha ordinato, il buon Monsignor Petrocchi, perché se tu diventi più cristiano, diventi più umano, e la vita umana si nobilita. Non è vero che i cristiani, come dire, impoveriscono il livello della società, ma lo arricchiscono. Infatti abbiamo visto come deve tutta la società attuale, detto addio alla fede e al cristianesimo. Quindi andiamo sempre a fare l'analisi, come i nostri cari amministratori politici a cui torno benvenuto ci insegnano, sempre sui numeri e sui fatti, non sulle chiacchiere, d'accordo? Perché ci sono dei dati oggettivi su cui confrontarci. Più diventeremo cristiani e più il livello della vita sarà migliore anche per gli esseri umani, più chiaramente ci allontaniamo dai modelli e dalle fonti della santità, e più inevitabilmente la vita scivola verso il basso e anche verso tante cose brutte che oggi non ci pensiamo perché è meglio, però purtroppo esistono, ed esistono perché è urgente che ci riammodiamo al Signore. Mi raccomando, il Papa ha detto che il rosario è la sua preghiera preferita e l'ha raccomandata a tutti i fedeli. Lo sapete che il Papa non fa molte sceneggiate, però sappiate, non lo sapevo, lui ogni volta che si muove di andare da qualche parte, prima di partire va a Santa Maria Maggiore a chiedere la benedizione della Madonna e l'omaggio della Madonna, e quando torna va a Santa Maria Maggiore a ringraziare, sempre, d'accordo? Per farci capire anche per noi, con tutte quante le cose, con la benedizione, con l'intercessione e con la stazione della Maria, di Maria Santissima, vanno molto meglio. Siamo dati in Gesù e Maria. Sì.